Salve ragazzi, oggi facciamo un piccolo shopping video che sarà un haul video autunnale perché è autunno, se non l'aveste notato. L'autunno ci piace molto, almeno io adoro l'autunno. Ho trovato poco nei negozi, ho girato tutta Milano, oltre che non ho capito un benché minimo qual è il mood generale. C'è del punk, c'è un po' di militare buttato lì così alla rinfusa senza un minimo senso, un po' di colorato, un po' di Barbie, un po' di Mickey Mouse, il che è positivo perché la Disney è sempre positiva, però non ha senso, tutto ciò non ha senso in un quadro generale, veramente non è insensato. Quindi io che cosa ho trovato? Partiamo dall'Italia. Sono entrata da Zara ed è l'unico negozio in cui ho trovato una coperta. Sì, è una coperta, almeno è una sciarpa, ma data la sua grandezza, perché è gigante, non mi ci vedo neanche più io, ed è tanto bella ed è tanto morbida, lascia un po' i pelucchi, sì, quello bisogna dirlo, però è doppio uso, perché sì, diventa una sciarpa quando c'è freddo inverno, anche l'autunno che adesso si inoltra, e poi funziona anche da coperta. Per chi vive, che è un universitario oppure lavora fuori dalla propria città e ha freddo e non può portarsi dietro mille cose in una valigia perché la valigia è piccola, voilà! È tre volte meglio perché la usi come sciarpa, quindi te la metti attorno e non va dentro la valigia, e poi se hai freddo la metti come coperta. Non è geniale? Poi bene 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 bene, vedete qualcosa qua dietro? E per arrivare qui ci serve una piccola, una minimissimissima introduzione. Non è che mi piacciono, più che altro non li conosco, sono assolutamente un ignorante in materia. Adesso capirete se il mio 3G ha intenzione di funzionare. Funziona. Vedete subito in che negozio sono andata. In 3, 2, 1, go! Underwear. But I sold down. Introduzione. Tutto ciò per... Sì! Sono andata ad American Paro! Sì, perché a Milano c'è? Da me no, ma a Milano c'è. E sì, ci sono andata già un miliardo di volte, ma non ho mai comprato niente perché la roba, oh mio Dio, costa un casino, come in America, costano. E non è vero che in America costa di meno, costano uguale. Beh, che cosa ho trovato? Ho trovato uno splendido beanie, un cappello. Io adoro i cappelli, ho questa mania di avere mille cappelli in inverno, in estate. Ah, qualunque periodo dell'anno, ma adoro i cappelli. Uno, perché quando uno ha i capelli belli, crespi come i miei, un cappello fa in modo che questi, puff, rimangano giù. Molto bello, è grigio. Io adoro i grigi, soprattutto il grigio non è un colore che mi piace in generale, per dire il mio colore preferito, ma nell'abbigliamento il grigio è uno dei migliori colori. Ogni tipo di grigio. Quindi, cappello. Oh, me lo tengo? No, non me lo tengo. Perché l'altra cosa che ho comprato, adesso i capelli che saranno un bijou, è questo piccolo fermaglio. Clip che va per i capelli. E l'ho visto su qualche shopping haul di qualche ragazza americana, forse Bethany Motta, forse, non sono sicura. E niente, te lo puoi mettere nei capelli, anche io che ho una caterba di capelli. E mi ricordo che ne avevo un sacco quando ero piccola. Ed è stracarino, adesso io l'ho messo da culo, esattamente da culo. Ma se lo vedete, se io riesco a girarmi del tutto. Mi piaceva il colore cipria, il colore così delicato che è super super girly e è assolutamente il contrario di quello che sono io, ma dava contrasto, perché io di solito mi vesto più in modo grunge, un po' indie, e qualcosa di super super mega girly secondo me ci stava bene. Poi dovete sapere che io ho una fissazione di quelle serie, un'ossessione per i Buro Kakai, quindi ne ho comprato uno nuovo che non avevo mai sentito, loro ne hanno una cifra, e questa è la camomilla blu e la vaniglia. Hurra! È davvero carino, è buono, non è male, quindi questo è uno, ma ne dovrei sperimentare altri. Il pezzo forte del mio shopping è stato online, perché ragazzi miei, sto cercando un casino di roba e come ho già detto nei negozi non la trovo, per cui ho detto ok, andiamo da River Island. Da River Island dovete sapere, ho preso qui un paio di stivali, di stivaletti, sono i Chelsea Boots, super mega famosi, che stanno andando stra di moda adesso, ma che in Italia ancora non ci sono. Cosa che mi rompe un po' le palle, soprattutto per il mio numero. Allora, tadan! Sono o non sono splendidi? Tolto questo perché io sì, ho un 36. Tadan! Sono super morbidi anche dentro, sono alti ma non si sente, riesco a portarli anch'io che sono un'emerita imbecille sui tacchi. Per cui, no davvero, sono strabelli.
Seconda cosa di River Island è questo piccolo pacco che ci hanno fatto stare tre cose, non so come abbiano. Questo crop top che io trovo assolutamente troppo bello. Bene, l'ho cercato in Italia, l'ho cercato su Asus che hanno River Island e volevano 40 euro per questo qua. Quando poi dopo ho cercato sul sito originale di River Island, quello ufficiale, ed era addirittura nella sezione scontata, scontata al 60-70% e da 30 euro veniva 12. Ok, quindi italiani, perché la dovete mettere a 40 euro? Perché quando le spese di spedizione oltre 50 euro sono anche gratis? Perché dovete infinocchiare la gente? Perché? Ed è stupendo, ce l'hanno poche taglie, ok? Questa, ho un po' scherzato con le taglie, perché questa è una taglia 12 che corrisponde alla 44 italiana, quando io pensavo corrispondesse alla 42. Sta un po' largo, il che sembra un po' stile minimal, tipo di quelli nordici, eccetera, non attaccato alla pelle come volevo che stesse. Ce l'ho, sono così contenta, anche per un prezzo basso. Ho comprato questa gonna a vita alta, bella, molto carina, sempre di River Island. Questa è sempre una 12, che a quanto pare una 44, ma io ci stavo anche in una 41, però sì, non una 41, ma notte, una 42, perché comunque sono a vita alta. Quindi, considerando che arrivano qui, io ho il vitino che è abbastanza stretto, ed è tre volte più bella delle normali o quelle che troviamo qua in Italia, perché ha le tasche, che è una cosa che nessuno considera, ma sono terribilmente comode ed è morbidissima, è fatta davvero bene, quindi la qualità è ottima, il rapporto qualità-prezzo è terribilmente ok. E odio che non abbiamo questi negozi in Italia. Dio! Per arrivare ai 50 euro ho preso questa maglia, è una semplice t-shirt molto molto carina che dice Go Away Monday da da da, e mi faceva un po', mi piaceva. Piaceva il colore, io adoro l'azzurro, quindi facile dire, facile a farsi. Poi, ieri prima di tornare a casa, cosa ho fatto? Vi sto indicando quel negozio là. E hanno tutte le cose adesso, le edizioni speciali per Natale. La mia rovina. E sono andata da Lush, per cui cosa ho trovato da là? Allora, ho trovato una bella bowl, che tutti adoriamo le bowl da mettere nell'acqua, nella vasca e fare tutte le bolle, almeno io vado fuori di testa, oltre le bolle per colorare l'acqua. Questa ha un odore che è assolutamente melenso, è terribile, però dimmi, non mi rovesciare. È fatta a pacchetto regalo, è un po' di oro che poi sparisce, è bianca e grande, ha questo odore che è terribile, ma mi hanno detto che dentro è piena di palline colorate che fanno l'acqua tutta sfavillante. Dai, entra, veloce, non ho il mondo. Poi ne ho preso un'altra perché sono le cose che io adoro in più di tutte. Questa era carina, l'odore è buono, non è male, ma più che altro perché per i due colori con la moon. Tac. È gialla e blu. Saponcino liquido per la doccia e sa da mela ed è buonissimo perché sa da una piccola mela, una Granny Smith, ma è delicato l'odore, quindi non è di quelli potenti che si sentono a chilometri di distanza. Poi avevo finito il mio scrub per la pelle e avevo usato sempre, io usavo lotion salt, ma io mi stufo quando inizio, prendo una cosa poi la devo finire e cambiare decisamente, quindi stavolta ho preso Dark Angels, che penso sia nuovo, che è nero. Solo per l'idea che era nero, sale nero, mi dicevo wow, c'è un sacco, lo proverò e vi dirò com'è. Ben, quasi giunti alla fine, io ho apparecchiato dovunque, oh mio Dio. E l'ultima cosa che volevo consigliarvi di prendere è il nuovo libro di Sabine Stella della serie Love Shopping. Io adoro, li ho letti tutti, i primi li ho letti due volte e sono strabelli, mi mancava, è come ritornare a vedere una vecchia amica. Adesso è Hollywood, lei spera di incontrare qualunque star del cinema e ammettiamolo, chiunque di noi vorrebbe conoscere star del cinema, andare a prendere un caffè con tutte le quattro Pretty Little Liars più 5 Alison perché è ricomparsa, dare un appuntamento con Ian Somerhalder, per cui Becky, lei ha sempre ragione. Spero che vi sia piaciuto e cosa ne pensate di River Island, se avete mai fatto shopping online, cosa ne dite? Lo so che qui in Italia siamo un po', come dire, non mi fido un granché, eccetera, però
Su certi siti vi assicuro che ne vale la pena, arrivano in fretta, questo mi è arrivato in una settimana e mezzo, e la qualità è davvero buona. Rapporto qualità-prezzo non lo pensavo, ma River Island è davvero davvero un super. Nei commenti qua sotto, non lo so se anche voi avete letto Hell of Shopping serio, almeno solo o avete visto il film, o se avete letto uno dei libri. Per cui niente, se vi è piaciuto dateli un pollice all'insù, uno, io ne faccio due, però voi dategli almeno uno. E niente, aspettatemi per il prossimo video, che non ho idea su cosa sarà, ma per il momento buon autunno a tutti e ci vediamo la settimana prossima. Ciao amici, e non dimenticate mai di seguire i vostri sogni, dimenticavo. Alla prossima, ciao ciao.